Il Teramo rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria ed incappa a Torre del Greco nel terzo pareggio consecutivo. A Liguori finisce 1-1 con la formazione di Paci che passa in vantaggio con una perla di Santoro, ma si fa poi recuperare nella ripresa. Bonino vince il ballottaggio in avanti con Pinzauti e Gerbi, mentre Trasciani prende il posto sull'out di destra del più giovane Celentano. Per il resto va in campo la formazione attesa, che parte anche con il giusto atteggiamento a differenza delle ultime trasferte. Costa Ferreira infatti impegna subito a Bagnale in calcio d'angolo. Bombaggi prova a fare lo stesso al settimo da calcio di punizione, disegnata però di poco alto sulla traversa. La Turris si affida ai lanci lunghi in profondità e dal dodicesimo Fabiano serve Pandolfi sulla corsa, che però da posizione defilata sparacchia lontano dalla porta. Il Teramo capitalizza al diciannovesimo. Ilari fa partire l'azione portata avanti da Bonino. Bombaggi arriva in ritardo sul secondo palo sul cross dell'attaccante, ma lascia Santoro che scarta un avversario e con un destro a giro piazza il vantaggio del diavolo sul palo più lontano. Questo è il secondo centro stagionale per il centrocampista siciliano. La gara attraversa poi una fase interlocutoria da emozioni ed occasioni scarse. Se il Teramo aveva iniziato bene la gara, la Turris però parte col piede giusto nella ripresa. All'ottavo i corallini protestano per l'annullamento di un gol per presunta posizione di fuorigioco. Santoro rimedia poi una botta al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco. Prova a resistere, ma al quarto d'ora lascia il campo a Viero, con Paci che manda sul terreno di gioco anche Mungo per Bonino, rinunciando di fatto ad un attaccante puro. Al 23esimo Pandolfi aggiusta la mira rispetto al primo tempo, ma coglie, servito in profondità, l'esterno della rete. 2 minuti più tardi però sarà fondamentale nel girare di petto per l'inserimento di Giannone, che con Mancino trafigge Lewandowski e firma il pareggio per la Turris. Mungo, col senno di poi, avrà le occasioni migliori per il diavolo. Prima al 28esimo, ma il suo tiro viene deviato e da Bagnale è pronto a girarlo in angolo. Infine, in pieno recupero, il centrocampista, su azione insistita, va al tentativo dal limite dell'area, sbagliando però di parecchio la mira. Paci aveva anche da prima tentato le carte Gerbi e poi Kappa inutilmente. Per il Teramo questo è il terzo punto nelle ultime 4 giornate, con avversari alle spalle in classifica che si avvicinano al terzo posto dei biancorossi. Sabato prossimo al Bonolis arriva la Cavese.